Eccoci qua, buongiorno e buona giornata, con tanto furore dalla Puglia, Trani, dal vostro Nicola De Lucia, per parlare oggi video a doppia porzione, a doppia razione, WWE, evento speciale, pay per view, nuovo di Zecca, Day One 2022, e anche evento in puntata speciale di NXT New Year's Evil 2022. Partiamo ovviamente dal main roster, spero ovviamente che vi piace anche l'immagine di copertina personalizzata attraverso il mio cellulare smartphone. Allora, Day One 2022, che diciamo subito, per certi versi è stato in dubbio per alcuni tratti, per via di questo maledetto Covid che ha colpito per esempio Seth Rollins, anche se sembra che il suo match nel Fatal 4-Way per il titolo WWE non sia a rischio. E partiamo appunto dalla fonte Wiki, proprio dal Fatal 4-Way per il titolo WWE. Big E difenderà il massimo allure di Raw contro Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley, il match che a 3, a 4, a più uomini è più complicato da pronosticare, può succedere di tutto, però se proprio dobbiamo dire qualcosa, forse un eventuale vincitore potrebbe essere uno tra Kevin Owens e Rollins o la difesa titolata da parte di Big E. Poi un altro grandissimo match dove avrà una funzione importantissima Paul Heyman, Roman Reigns contro Brock Lesnar, Lead of the Table, all'assalto del The Next Big Thing. O come diceva il famoso Taz, Here Comes the Pain, per il titolo universale. Però occhio, occhio appunto agli Usos e anche a Paul Heyman, anche perché si dice in giro che questa sfida può gettare grandissime basi per la sfida finale tra i due a WrestleMania 38. Poi abbiamo uno stra ripetuto, gli Usos contro il New Day per i titoli di coppia di SmackDown. E qui, insomma, allora, andiamo a New Day le cinture e ogni tanto facciamo il cambio. Poi un altro grandissimo match, Edge contro The Miz, dopo gli ultimi avvenimenti, la promessa rinnovata di matrimonio tra Maryse e The Miz, infangata da questo nero che non so che cavolo era da Edge. E qui Maryse può aiutare The Miz a vincere, Beth Phoenix eventualmente può aiutare Edge a vincere, Becky Lynch contro Liv Morgan per il titolo di Raw. E qui Becky Lynch dovrebbe difendere con successo il titolo, ma farà secondo me una bella figura Liv Morgan. Drew McIntyre, Madcap Moss, questo ovviamente sappiamo, match riempitivo, sarà un super squash match da pochissimi minuti, dove Drew McIntyre vincerà al 203.000%. E niente, a questo punto vedremo se c'è qualcosa di più serio per Drew McIntyre. E poi la finale del torneo degli Archebro per i titoli di coppia di Raw, appunto gli Archebro, Randy Orton e Riddle contro gli Street Profits che hanno battuto nell'ultima puntata di Raw i Mysterios, Rey e Dominic, Angelo Dawkins e Montez Ford. Qui penso dovrebbero difendere con successo le cinture gli Archebro, Orton e Riddle. Poi veniamo a New Year's Evil 2022, però prima ricordiamo che Day One si svolgerà questo sabato 1 gennaio, nella notte tra il 1 e il 2 gennaio 2022 in Atlanta, Georgia, allo State Farm alla State Farm Arena. Invece al Performance Center, ricapitolato Capital Wrestling Center di Orlando, Florida, il 4 gennaio, quindi martedì prossimo, NXT New Year's Evil, avremo Tommaso Ciampa, Bron Breakker,
E qui match molto interessante, chissà se Braun Breaker potrebbe strappare la cintura da Tommaso Ciampa. Poi la bellissima Mandy Rose difenderà la cintura femminile contro Raquel Gonzalez e Cora Jade. Raquel Gonzalez ha detto di voler riprendersi il titolo. Poi l'unificazione dei titoli nordamericano e pesi leggeri. Roderick Strong, campione pesi leggeri, diciamo, con l'assistenza di Malcolm Bivens contro Carmelo Hayes, campione nordamericano, con l'assistenza di Trick Williams. E qui a me va bene qualsiasi, o Roderick o Carmelo. Poi abbiamo Riddle, gli MSK, Wesley Nash Carter contro l'Imperium al completo, Walter, Fabian Eichner e Marcel Bartel. Walter ritornato negli USA NXT nella notte scorsa. E qui bel match, e poi in realtà ora non lo vedo più in vista, ma stamattina, poche ore fa, c'era anche la sfida tra Styles e il suo papabile avversario, che tanto si sta attivando contro Styles, però adesso non vedo più la sfida, e va bene. Quindi queste erano le card di Dolan New Year's Evil. A me non mi resta che salutarvi. Parla i commenti, vediamo se farò un video unico, ma forse penso che farò un video per The One e un video per New Year's Evil, senza dimenticare ovviamente anche scusatemi, la All Elite, con prima puntata pilota su TBS, la grande sfida tra Hangman Adam Page e Bryan Danielson, agli allori Daniel Bryan in WWE, per il massimo titolo mondiale World Heavyweight All Elite, appunto mercoledì 5 gennaio. Quindi io vi saluto, mi raccomando, sempre in gamba. Se vi piace il canale, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche, tantissimi contenuti gratis. Io poi sono anche sui social Facebook, Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Corsaro per il nostro grande bar Caffè Corsaro, Instagram Nicola De Lucia 1994. Bene, ci vediamo alla prossima, grazie a voi tutti e ciao!